Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di LG G2 Mini, versione ridotta del top di gamma della casa coreana. Andiamo a vedere cosa contiene la confezione. Confezione, come dicevo, che è davvero appena giunta in redazione, quindi la andiamo ad aprire e a scoprire praticamente insieme. Si apre qua di lato, vediamo qua nella parte frontale il G2 Mini, tra l'altro con la pellicola di fabbrica applicata, questo ci fa pensare a un terminale nuovo. Qua lo andremo a vedere nel dettaglio tra poco. Apriamo il separatore che divide la seconda parte della confezione, troviamo subito una guida rapida, davvero molto rapida. E gli auricolari non in ear ma di fattura che sembrano abbastanza economica. Andiamo a vedere poi il caricabatterie, questo sì, è aperto, che è da 0,85 A. E poi troviamo ancora nella confezione il cavo dati USB micro USB e la batteria, che quindi non è all'interno del terminale. La teniamo qui, leviamo la scatola e andiamo a prendere il nostro G2 Mini. Intanto vi parlo un pochettino di dimensioni. Le dimensioni sono 129.6 x 66 x 9.9 mm di spessore. Andiamo quindi a vedere come sono i vari lati. Come nel fratello maggiore, i lati sono puliti su entrambi i due lati, destro e sinistro. Sotto troviamo due griglie, una probabilmente è del microfono e l'altra è quella dello speaker di sistema, con in mezzo la presa micro USB per la ricarica e per i trasferimenti dati. Sopra il jack da 3,5 delle cuffie, il secondo microfono per l'attenuazione dei frusci e anche in questo caso abbiamo l'infrarossi per la funzione di telecomando. Posteriormente la camera da 8 megapixel con flash LED e autofocus, i classici due tasti posteriori di LG più quello centrale per accensione, spegnimento, blocco, sblocco e il flash della fotocamera. Il retro è in questa plastica ruvida che è molto piacevole al tatto. Vediamo sul frontale, abbiamo la capsula auricolare che riprende anche qui il design del fratello maggiore, qui i vari sensori di luminosità, prossimità e la camera frontale da 1 megapixel. Nessun tasto sulla cornice perché i tasti sono su display anche per questo G2 Mini. Andiamo quindi ad aprire il terminale. Si apre facendo, infilando l'unghia qua dove c'è la presa USB. Andiamo, è effettivamente piuttosto duro se non si fa scorrere tutta l'unghia d'attorno. Adesso ecco, è saltato via, qua vedete il chip dell'NFC. E andiamo a mettere la batteria. Nel frattempo potete vedere come qui abbiamo lo slot per la micro SIM ma anche per l'espansione di memoria, perché va ad espandere gli 8 giga di memoria presenti sul dispositivo. Andiamo a inserire la batteria e a cercare di richiuderlo nel migliore dei modi possibile. Ok, già che ci siamo, proviamo una prima accensione, leviamo la pellicola di fabbrica e accendiamo col tasto dietro sperando che ci sia un minimo di carica. Sì, si è acceso. Intanto vi parlo un po' di altre caratteristiche tecniche. E il processore che muove questo G2 Mini è un Qualcomm Snapdragon 400 quad core, però Cortex A7 da 1.2 GHz con GPU Adreno 305, 1 GB di RAM, come già detto 4 sono quelli di storage. Il display è un'unità da 4,7 pollici con risoluzione 960x540 pixel e 234 sono i PPI. La batteria, non vi ho detto prima quando l'ho inserita, è da 2440 mAh. La tecnologia radio vede 4 bande GSM, 4 bande UMTS ma anche l'LTE a 150 MB in download, il Wi-Fi A, B, G, N, A, C e con Wi-Fi Direct, DLNA e tutte le funzioni relative che troviamo sugli ultimi smartphone Android, Bluetooth 4.0 ma, come abbiamo visto prima, anche l'NFC. Quindi una scheda tecnica davvero molto completa per questo G2 Mini, che ci sta mettendo un pochettino tanto ad accendersi, ma è giusto farvi vedere anche il tempo di accensione. Si è acceso subito e con l'immagine del display acceso di questo G2 Mini vi do appuntamento tra qualche giorno alla
recensione. Intanto vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per AndroidBlog.it.